Per noi è evidente che l'utilizzo delle tecniche di machine learning è la strada che dobbiamo prendere, perché nella nostra compagnia di assicurazione la tariffazione auto, la determinazione quindi del premio che i clienti devono pagare è un elemento assolutamente base per ogni valutazione. SAS ci accompagna da sempre su questo tipo di esperienze con tendenzialmente modelli multivariati, analisi sulle quali ormai da tanti anni ci abbiamo fatto esperienze e nei quali crediamo molto. Gli alberi decisionali però ci portano a osare qualcosa in più, a cercare di trovare delle altre strade per cercare di catturare meglio qual è la variabilità del rischio all'interno dei vari gruppi di veicoli che ci troviamo a trattare tutti i giorni, grandi moli di dati dalle quali dobbiamo trarre le decisioni più importanti per determinare il premio che un cliente deve pagare. Gli alberi decisionali stanno cercando di darci un supporto, un aiuto per stabilire, per dirla semplicemente, un po' una prima guida, un'analisi a priori per definire come dividere tutto il mondo dei veicoli in base ad alcune caratteristiche tecniche, veicoli più grandi, più piccoli, con un tipo di alimentazione o un'altra, con i sistemi di sicurezza di un certo tipo, addirittura informazioni sulla larghezza dei pneumatici, che sembrano non dire niente, ma noi dai dati dobbiamo cercare di trarre delle importanti informazioni che siano decisive per catturare il rischio sottostante il nostro portafoglio. Sicuramente questa è la strada che stiamo prendendo, dovremo prendere come ogni strada nuova con attenzione per verificare che tutto sia assolutamente statisticamente significativo, ma anche vendibile alla clientela con grandi risultati.